Buongiorno. Vabbè, volevo presentarvi il nostro ospite, è il vicepresidente della Croce Rossa cinese. Oggi vedete che anche il mio approccio nei vostri confronti è molto cambiato, perché i primi consigli che colui che ha gestito in maniera diretta la crisi di Wuhan ci ha dato è che è stupito di come ci sia troppa gente ancora per le strade, è stupito di come troppa gente si serva del trasporto pubblico, è stupito del fatto che così poca gente porti le mascherine. I suoi primi consigli, e adesso li dirà esplicitamente lui, sono che le misure sono troppo poco rigorose, che se non cambiamo il modo di affrontare questo problema, il virus continuerà a circolare.